Il ciclo, nuova sfida eterna sbloccata. Questa sfida ti premierà con trionfi di V, che è interessante, verrà ripristinata ogni volta che sconfiggi Tyr. Ok. Complimenti dal Valhalla, generale. Grazie. Allora, qua abbiamo fatto un po' di robe. Molte nuove ricompense e molte Ogni volta che opportunità. sconfiggi Tyr, fammi vedere il ciclo. Che è detta così, nel massimo, insomma. Ricompensa trionfo. Per ogni obiettivo riceverai come ricompensa un trionfo. Con un bonus conferito si faranno completare tutti. Questa prova è. Completa il terreno di prova e sconfiggi Tyr. Non ho capito. Cioè, sono due missioni. Queste due sono. Quindi, se completo il terreno e se sconfiggo Tyr. E se faccio entrambi, chiaramente mi danno entrambi. Ogni volta che sconfiggo Tyr, non so cos'è il terreno di prova, però ogni volta che sconfiggo Tyr mi si resetta. Ho capito. Questa l'avevo fatta. Me l'ha rigenerata. Forse era di più. Non era in 25 prima. Ok, va bene. Sì, comunque sono tutte. Tutte missioni. Maestria. È solo una completata. Figuriamoci. Questo è un altro. Sconfiggi Tyr e apri la porta. Ancora una volta io sconfiggo me stesso. Devo ancora lavorare molto per essere veramente pronto ad affrontare ciò che mi aspetta dietro quella porta. Ci ritorno. Avevo sbloccato delle robe. Hai fatto progressi, Prima di Rubio. rientrare, commerciamo con il Valhalla? Per avere più possibilità. Sì. Sono ottimi investimenti, se vuoi, Sì, l'ammiraglio. no, io continuo con la salute perché vorrei chiaramente portarla al massimo, ma in realtà anche un po' di rabbia potrebbe servirmi. Ma non troppa, eh. Ok. Anche questo forse. Potrebbe non essere male. Posso farlo questo? No, mi servono altri trionfi divini. Ok. Continua un attimino di rabbia. Di salute qua. Aumentiamo forza, difesa, quelle robe lì. Ora basta. Cos'è qua? Oh, barriere del santuario. Costa sigilli dello spirito. Rimuovi permanentemente. Compra. Non so perché disponibili sei. Un leggero aumento della quantità di echi effimeri quando. Spirito quando sconfiggi il prescelto. Ok. Sigilli spirito. Non ce li ho però adesso, peccato. Li ho già usati. Le ricompense sparatore forniscono 3 scelte invece che 2. Beh, non è male, eh? Non è male. Basta. Direi. E te invece? Continui il racconto? Schiottmeier. Ecco a te. Ogni No, traguardo è un passo in più l'armatura. verso la grandezza. Torno alla storia. Sì. Va avanti. Dunque, ero proprio una vera calamita per le risse. Che c'aveva. Se non Aveva l'inizio, iniziato, ma io si è ero fermata lì. comunque la prima a unirsi. Forse è colpa dell'acqua di Asgard, ma mi sembrava dovessi sempre combattere per qualcosa. Immagino mi servisse quella furia per restare vigile, per sentirmi viva. Non ce la facevo, né la paura né il buonsenso potevano fermarmi. Mi guadagnai una certa nomea e questo diventò un problema. Un famoso bulletto che avevo umiliato se la legò al dito e tentò di rintracciarmi. Scoprì fin troppo facilmente chi ero e dove vivevo.
e decise di darmi una lezione. Continueremo quando farai. E che cacchio. Cioè, veramente aveva più senso ascoltarla tutto insieme. Oh, oh, salve. Equipaggio cimeli, piedistalli. Già dall'inizio? Ok, vabbè, questi li sblocchi più avanti. Forse quando li trovi? Fammi vedere. Frostbander. Però io in realtà c'avevo anche il progetto Uldra. Non me l'ha sbloccato questo. Cioè, Frostbundle l'ho trovato e l'ho sbloccato, ma il progetto Uldra no. Ma neanche Tirfing e Mozzognir. Vabbè. Sacrifica la salute, respinge con una forza l'aura di protezione, crea un'onda che infligge stordimento elevato a sto punto. Anche quello lì c'ha bonus di scelta. Boh. Allora andiamo con l'impavido e andiamo con la furia. Sto giro. Va bene. Sigrun, è bello rivederti. Sana. E salva. Sto bene come sempre. Come va il vostro viaggio? Abbiamo scoperto il nostro ospite, Tyr. Che belle ali. Dici? Già, e non è nemmeno una proiezione. Non sapevo che il suo legame con il Valhalla fosse così forte. Ma in effetti è qui da più tempo di me. Affascinante. Vado, eh. Più che altro anche per capire. Kratos, sono felice di vederti di nuovo qui. Ok. Il Valhalla ha organizzato qualcosa di speciale per te nella sala del trono. Nella sala del trono? Ovvero quella dove abbiamo trovato lui. Giusto? È quella dove abbiamo trovato lui o è un'altra? Vabbè, cioè penso che tipo dobbiamo raggiungerlo di nuovo e stavolta andiamo più avanti. Guarda che bella adesso con tre. Allora, lame ardenti ce l'avevo già. Forza dell'uccisore mi manca e potremmo farlo perché comunque la lancia ancora. Forza dell'uccisore, dai. La lancia non l'ho ancora iniziata. Che poi in realtà non è che me ne andate molte di robe per l'ascia, eh. Ci stavo guardando adesso. Con la lama abbiamo un botto di roba. Con l'ascia è molto meno. Vabbè, ancora voi. Ci fosse più che altro qualcosa che aumenta la probabilità di trovare robe che non abbiamo ancora trovato, sarebbe meglio. Potrei andare a vedere tipo. Lo riconosco. Te lo ricordo. Questa è l'ambra. È il pezzo d'ambra. Episodio noto a chiunque conosca la tua storia. Un uomo che deve prendere una decisione terribile. Qua è quando stava sì, perdendo. Ne hai parlato, fratello. Il patto che hai fatto con Ares per respingere l'orda di barbari. Quando cedetti l'anima a un dio della guerra. È l'inizio di tutto. Beh, tiro a indovinare. Forse per farti sentire come quel pezzo di merda che sei. Lui è necessario. Non è nei miei piani. O è in quelli del Valhalla o nei tuoi. Almeno non mi ha sostituito. Non ancora, comunque. Sembra un vero simpaticone. Chissà perché poi proprio Elio. Cioè, capisco la testa. E ci sta come appunto idea di sostituire una testa con un'altra testa. Alfheim. Un frammento di ricordo del tuo tempo ad Alfheim. Dimmi, chi era Kratos di Sparta il giorno in cui giurasti fedeltà ad Ares? Ero il comandante più giovane dell'esercito. Ero noto per la mia abilità in combattimento, per l'autorità sul campo, ma anche per la mia furia. Ero determinato a non perdere mai, e fino ad allora era stato così. I miei uomini mi erano leali. Quanti soldati spartani comandavi? Quel giorno troppo pochi. Quanti barbari hai affrontato? Troppi. Migliaia. Sembra che tu debba sopportare un fardello per ricevere una ricompensa maggiore. Sei tentato? Grazie. Esegui una caprella visiva. Infligge Kratos sullo stato gelo. Ah, cioè, mi danno delle robe
dei bonus se ottengo questi malus. Quindi tipo Bifrost, se ammazzo un nemico per tre combattimenti, quindi tre arene o tre nemici. Tre arene, suppongo. Però mi dà l'ascia forticosa plus. Invece questo mi dà il colpo d'ombra. Colpo d'ombra? Ce l'abbiamo già. Quindi io direi di andare con l'ascia forticosa. Poi dura anche di meno tre combattimenti. Ok, non so se potevo scendere anche prima. Forse? Il fan non l'avevamo mai vista ancora. Adesso che ci penso. Ma cioè, tipo, avere queste lobby con tutto un coso da attraversare. È assurdo. Voglio vedere anche quelle chiavi che abbiamo preso. Cioè, il fatto è, noi abbiamo le chiavi per sbloccare questi. Però c'era scritto disponibile un tot. 6, 7, non mi ricordo. Però adesso ne vendi meno, sicuro. Si ricaricano man mano che facciamo. Oppure no? Sto guardando anche, forse sotto di me voi non lo vedete. Quaranta di salute? Devi dare qualcosa per questo. Per un glifo. Ok, non so cosa ho rotto però. Ho rotto qualcosa. Ti prendo resistenza o virtù? Le ho già prese entrambi, vero? Sì. E allora andrei con la resistenza, più difesa. Soprattutto adesso che abbiamo perso vita. Ma forse potevo recuperarla, dato che ho rotto il robo. Vediamo un po'. Ah, le chiavi. Tra l'altro ne avevo 4 di chiavi. Io ne ho comprate 2. Non mi ha sbloccato niente. Questo non costa niente. Aspetto dell'armatura. Perché questo non costa niente? Allora, fammi chiaramente sfruttare queste robe qua che mi servono. Mi interessava quella porta che c'era di là, eh. Oddio. Punto di domanda? Mi sembra più interessante questa. Direi che possiamo andarcene lì. Voglio vedere un attimo se c'è altro. Posso aprire? Sì, ovvio. Anche te costi? No, perché solo quello era 40? Forse solo alcuni? Solo alcuni costano. Vabbè, ma cioè, allora se li apro in modo permanente, io li apro tutti, che cacchio me ne frega. Tanto piano piano farmi bla 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 e vai a ricomprarti le chiavi. Anche se appunto ne avevo già 2, io ne ho comprate 2. O forse ne ho comprate. No, ne ho comprate 3, ma una ce l'avevo già. Una me l'ha regalata. Sono interessato al punto di domanda però. Potrei fare anche degli scambi col coso, ma chi se ne frega. Punto di domanda, a questo punto mi viene in mente che può essere tutto e niente. Camera di Eaco. Oh. Nornana? Aspetta un attimo. C'è gente qua. C'è gente ed è diversa. Dai, buona. Allora, c'ho Bifrost perché Non ovviamente lasciarti colpire. ogni volta che ammazzo un nemico c'era quella roba del Bifrost. Ma ha fatto un botto di danni, infatti. Non so se è stata una buonissima idea, eh. Aspetta. Boia.
L1 che cacchio di scontro era? Beh, questo è un angolo di Valhalla piuttosto insolito. Vogliamo vedere che altro riusciamo a trovare? Tutto un botto di danni. Ah, e ti posso attento, dire... Non sai cosa può nascondersi in quella nebbia. Posso romperli? Sono campane? Ah, sono campane, sì. No, quello è interessante. Eccola lì, guardala. Ci sono delle... Ma che cacchio di zona è? Qua c'è un'altra. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Devono essere anche abbastanza separate, suppongo, per mettermele così distanti. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, più o meno. Manca the last one. E l'ho trovata. Allora, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi abbiamo un 11, 11, 10. Ah, potrebbero essere complicate. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caccia porca! Non è difficile. Pensavo peggio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma che cacchio di mira che c'ho? Ma veramente? Sarà stato di là? To. To. Fakers. Da qua. Ok. Cosa? Vabbè, è andato. Queste cosa mi danno di interessante? Stemma di Niflheim 3. Me ne serviva uno per costruire, non mi ricordo che cosa, un qualcosa. Vale come combattimento questo, no, vero? Figuriamoci. Allora, me ne servivano tre diversi, però erano tre stemmi Niflheim, Usflheim e un altro, non mi ricordo, per costruire qualcosa. E lui me ne ha dati tre dello stesso. Penso che dovremmo scegliere uno di no. questi pozieri. Diamo un'occhiata? Ah, ce posso scegliere? Scusa, però, cioè, se te mi dici diamo un'occhiata, io apro e vedo, no? Cioè, non è che diamo un'occhiata. Pensavo che tipo mi facesse scegliere. Cosa ho preso? Cosa mi ha dato? Che palle. Ho detto apro, mi fa fare la scelta e dico no, questo non mi piace, allora torno indietro e vediamone un altro. Non che fai così, però. Perché aiutarmi a ricoprire il tuo vecchio ruolo? Perché non farlo tu stesso? Ne sembri in grado. Per i mortali di questi regni sono un antico mito ormai dimenticato. I giorni in cui potevo sperare di unificare i regni sono passati. Tu invece sei l'eroe del Ragnarok. Sei conosciuto, rispettato. E da ciò che ho visto, per il momento sei il più qualificato. Beh, t'eri imprigionato. Devi solo essere. Ok, il discorso è... Adesso, una volta che ritorno, riesco a ritornare da Tyr. Se ci riesco, tra l'altro, perché non è neanche detto quello, non è scontato.
Devo riaffrontarlo. Perché per ora mi sembra che stiamo ripercorrendo sempre, 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 sempre lo stesso percorso. Questa è un'altra sfida. Stai pensando di accettare un fardello, vedo. Perdi qualche eco effimero quando Kratos viene colpito. Riduci i danni e il potenziale di barcollamento di tutti gli attacchi e le abilità con armi di triangolo di Kratos. Ma chi se ne frega? Chi lo usa triangolo? No, furia del drago. Chissà più che altro se... se posso sovrapporli. Ah, ok, questo era l'ingresso. Cioè adesso me ne sta contando due, quindi prendo anche quell'altro del Bifrost o me lo sostituisce. Bella. Bello, anche loro che danno Bifrost. Mi serviva. Piano. 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 Non volevo beccare quella di là. Forse avrei preferito colpire lei. Allora dovrei... Aspetta, eh. Ecco il Bifrost. Bifrost ovunque. Ok. Non so se è servito a qualcosa. È morta? Ho vinto? No. Dai buona. Dai buona. Aia, cacchio. Ah, non posso usarlo adesso. Vieni qua. Mi piace questo attacco. Che attacco era? Che cacchio di attacco ho fatto? Aiuto! Ah no, me le accumulo, ok. Sono tipo una scudata in avanti, volava. Va bene. Sì, ma non ricarica un cacchio. Ma scusa, io avevo usato una furia. E che potevo usarla quando volevo. Cioè io adesso devo ricaricare tutto il pezzo per usare la Sparta. Cacchio. Pensavo di no. Forse era solo per quella furia. Non l'ho usata molto. Quindi non so esattamente come funziona. Vabbè. Cosa c'è di bello? Nebbia di Helheim o nebbia di Fillbloom Winter? Fillbloom Winter l'ho già presa. Mi manca Helheim. Sono uguali. Sono uguali. Scusa, nebbia di Helheim. Quella fa anche di meno. Cioè, ci mette di meno. Non so perché mi ricordo che ce l'avevamo già Helheim, però non l'ho segnata. Forse mi sono scordato. Ok. E qua c'è comunque della roba da aprire, no? Torniamo a Sigrun e alla tua bassa opinione di te stesso. Senti, fratello, non mi scuserò per desiderare che abbia qualcuno che possa essere tutto per lei. Merita il meglio. Perché non dovrebbe meritare l'uomo più sapiente del mondo? A volte penso che tu sia cambiato un po' troppo. Ho esagerato? No, no, Kratos, apprezzo la tua opinione. E poi, se io avessi ragione, perché sarei così arrabbiato con me stesso? Perché sai di aver fatto una cagata? Comunque. No, beh, chiaramente gli dispiace, per quello sei anche arrabbiato. Però, cioè, sì, allora, te vivresti praticamente col complesso di inferiorità che non dovresti avere. E, cioè, se lei non volesse averti, non ti vorrebbe. Cioè, non è difficile dir di no, eh. Beh, sì, può essere un po' difficile, ma non è difficile. Cioè, se non voleva stare con te, non ci sta.
È tutto, vorrei dire, è tutto nella tua testa, però mi dispiacerebbe dirlo così. Però è giusto. Occhio a che cose. Tocca distruggere loro. Merda. Merda. Questa la perdo. Questa la perdo. Questa la perdo. Tra l'altro mi fa il Bifrost. Occhio. Allora, vediamo di fare un attimo una cosa. Ah, lo cancello, è vero. Anche con la furia di Sparta si cancella il Bifrost. Ok. Ora, 1v1. Porco Giuda! Bifrost ovunque! No, 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 no. Ma ammazza. Vabbè, posso ritornare in vita, c'hai ragione. Non è il massimo, è ritornare in vita contro un coso. Calmo. Contro di loro non è il massimo, perché se appunto devo arrivare in fondo e c'è tiri di nuovo, diventa tosta la situazione, però. Niente, ma va preso. Hai mantenuto la parola, così come il Valhalla. Sì, maestria dei fardelli, pure. Pure un'altra ce n'è. Caring biologico stato, dammi benedizione della difesa. Che non ce l'avevo neanche. No, adesso per la roba delle abilità, eccetera. È un'altra cosa. Posso usare anche i cimeli, mi scordo. I cimeli forse sono le cose che mi scordo di più adesso. Quello ha una taglia del Valhalla. Vabbè, se non li usi a caso. Arco Giuda, aspetta. Ok, non è lui però. Calmi, Ok. Li sto un po' sprecando, ma vabbè. E un altro. Io c'ho paura. Non so più dove muovermi. Quello è quello là? È lui che c'ha la taglia? Aspetta. Mi sa che è lui, eh. Allora, va bene ammazzare prima loro. Spero che siamo finiti. Occhio. Era lui. Peccato. Hai visto Valhalla? Dov'è roba per ricaricare la vita? L'ho già usato? Mi sa di sì. Ah, non è qua, ok. Thank you. Potevo usare anche il tronchetto, vabbè, fa lo stesso. Mi ci vorrebbe un glifo, un premio che mi aumenta i cosi della salute da recuperare in giro per i livelli. Questo sarebbe buono. All'ors abbiamo un'altra difesa che l'ho presa adesso, però è maggiore perché mi sembra che mi dia di più. Furto vitale del primo giro. Quando l'indicatore del primo giro è completamente ingannato, in colpi di lascia di pressione salute, ma la quantità di danni subiti aumenta. È cacchio, però. Uccidere un nemico con un attacco risveglio del gelo con triangolo causa un'onda d'urto. Applica e lascia un ulteriore risveglio del gelo. Andiamo con questo. Pericolosissimo, Però è tipo una conseguenza. Quindi se non hai la cosa non si attiva. E se si attiva ricarichi vita. Molto bene. È ora di ascendere alla prossima area, se sei pronto.
Sì. Non c'è niente qua, vero? No. Che posso prendere, non credo. Ho già dato. Aspetta. Ciao. Miklimunr. Miklimunr. Oh, oh. Odore di bruciato. Sono io. No, lui è pericoloso. Quando fa questo. Mi tocca andare così. Non lo stordirò nemmeno mai. Allora, il suo pericolo è appunto quando fa anche il piede. Perché fa delle chiazze di lava, tipo. Non pensavo che si lanciasse anche lui. Così non lo ammazzeremo mai, vero? Ok, va bene. Attacco non mi piace per niente comunque. Che fai? Che fai? Sei ghiacciato. Sei ghiacciato il bro. Occhio. Occhio, vedi che vado in fiamme. Io non so che attacchi fai, eh. C'ho qualcosa per la lancia, per le lame, niente. No. Calmo. Quello me la son vista in faccia. Dai, calmo. E si è andato, va bene. No, dai, lui è il più facile, forse, tra quelli che abbiamo visto. Cioè, ha degli attacchi molto lenti. Il Drake era molto più forte. Lo trovo molto più forte di lui, il Drake. Non mi droppa niente, era il maledetto e vabbè. E vabbè. Miklimunr, però è nuovo. Ripristino salute? Decisamente. Decisamente. Quindi torniamo con un pochettino. Anche un po' di rabbia mi servirebbe, eh. Elsa di Gram o di Ridil? Scambiaci meglio. Ok, quindi scambio quello che ho preso per uno nuovo. Che però ci sta. Conferisce bonus di rabbia, applica assortimento ai nemici. Elsa di Gram. Così almeno cioè non male quello che ci avevamo. Però anche può essere interessante. E chiaramente te non sai quando incontri un altro cimelio. Però te potresti usare le tue cariche. Lo sprechi. Oh, di nuovo, eh? Oh, Elio, ciao. Che achievement ho preso? Viandante. Questo è Niflheim. Ah, forse ho preso viandante, ho preso tutti i regni. Ok, Niflheim era l'ultimo che mi mancava. Così li abbiamo visti tutti, viandante. Devo dire che è davvero difficile pensare a qualcosa di più stupido che giurare fedeltà ad Ares fra tutti gli dei. Cioè, tutti i figli di Zeus fanno schifo, presenti assolutamente non esclusi. Ma Ares si vanta di essere malvagio e depravato. Però non sta a me, credo, criticare i modelli che scegli. Vedo che continui a usare le lame che ti ha dato. Puoi dire di rimpiangere davvero una decisione se continui a beneficiare delle sue conseguenze? Non lo so, chiedo per un amico. Hai mai calcolato quante persone sono morte come risultato della tua piccola collaborazione? È come osservare i granelli di sabbia sulla spiaggia, vero? Una quantità immane. Che senti? Allora, buono perché ho recuperato. Ho recuperato
la rabbia, anche se... Non ho ancora capito bene gli echi, se usarli o meno, quando trovo quelle cose lì, boh. Ok. Sì, praticamente sto vedendo più i slime ora che con Kratos prima, nell'avventura principale. Non che non l'abbia vista con Thor, però dico proprio Kratos. Non potevi vedere molto, no, con la sua sezione, devo dire. Sarebbe stato bello tipo fare una cosa alla Musfalaim. Magari c'è la tizia Samara lì, come si chiama? Samira. No, eh. Anche perché la roba dei tori e robe così mi sembra più una cosa di rivedere, di andare verso Sparta, no? Vedi? Questa c'è la porta. E questo cos'è? Oh, di nuovo. Catene arrugginite? Erano arrugginite? Sembra che qualcuno ti abbia lasciato un regalino. Lo prendo. Un totem simbolo della tua vergogna. Che gentile. Ah, è il momento, l'ora del tuo giudizio. E sappiamo tutti che nessuno potrebbe perdonare le tue azioni passate. Continua verso la Grecia. Ok. Boo. Oh, volevo chiederti, ti è piaciuto darti fuoco? È stato molto divertente. No. Peccato che non ho visto la fine. È una mia impressione o hai ancora della cenere sulla pelle? No, ti prego, non farmi rifare quelle sfide lì, eh. No, no, sicuramente non ho soldi adesso. Oh, oh. Queste sono stronze, ma... di... Se sono accettabili. Riduce i danni degli attacchi runici. Riduce la velocità di tenimento della rabbia. Guarda. Non che ne faccio tanti. Quindi 250, 500. Lì non pensavo che ci fosse. 1000. Mi dà un coso trionfo, quello lì. Quindi ci sono anche quelli. Dai, mi bloccano e mi fanno combattere i tre cosi. Ah, sei stato rifiutato. Apriti una via. Sono quelle? Che erano le... Come si chiamavano? Ah, qua è chiuso. Ah, ok. È diverso. Come si chiamavano quelle di Medusa? Le Morgane? Sirena! Le mie orecchie! Kratos! Ah, no, è proprio una sirena. Che cacchio sei te? Aia cacchio. No, non mi sembra essere troppo difficile. Non volevo far questo. Non volevo far questo. L'ho sprecata, vabbè, fa lo stesso. Capitano della legione, ecco la sirena. Ehi, berserker! Poi la sua scuda. Aia, mi ha fatto danno? Spera, spera! Aspetta, cacchio!
Rosso. Stai perdendo vigore. Mi tocca andare così un attimino. Ma quello che vola? Aspetta. È morta? Lascialo. Non ho capito cosa è successo. L'ho ammazzata? Ho sbagliato. No, c'è un altro. Aspetta. Devo colpirlo con l'arma giusta, no? Usa un'altra arma, idiota. Non andava bene? Beh, con questa orda lì hai finito. Ok, ho preso il fardello comunque. Non ho capito cosa è successo. Non mi ricordo quella roba delle armi, cacchio. Collera delle furie è interessante. Mi manca. Sussurro del mondo mi manca anche. È quella con la lancia, però quello. Andiamo di collera. Giusto per aumentare le cose con Oh oh. Mi ha aperto il passaggio di là. Completando un combattimento una spaccatura ottieni in tempo aggiuntivo. Anche perché sto giro sono 4. Quindi uno era quello che avevo fatto adesso, i prescelti. Ciao. Stai buono. Vai. Allora, questi sono i soliti maledetti tipo l'altra volta. Oh, orchie. Dimmi un po'. Aspetta, devi dirmi cosa devo fare a cosa. Prendo già schiaffi per conto mio. Non ti preoccupare. Vai tranquillo. Via, uno. Vediamo un attimino il tempo quanto aumenta. No, devo aprire questo forse. Allora, aumenta gli attacchi runici. L'abilità Maelstrom si carica in più recente colpire effetto d'assato. Toh, dai, va bene questo. Eccola al tempo. Bello, cacchio, che gran aumento. Proprio un grandissimo aumento. Questo mi sembra tosto. Ah, massima sfida, massima recompensa. Non hai paura, vero Kratos? Mi sto cagando addosso, infatti non lo farò. Ciao? C'era scritto qualcosa? Ma ha consumato qualcosa? Cioè, spero che non sia obbligatorio. In queste parti più cincischi più i nemici diventano forti. I know. Chi è quell'esercito? Di nessuno. Cos'è? Risucchia a sinistra. Aspetta. Aspetta. Serve da far fuori lei. Aia. Non il canto d'attacco. Sì, ma sono in troppi. Sono in cacchio troppi. Oh. Mannaggia. Aspetta. Aspetta. A sta punto me lo dice lui. È partito di secondo livello. Ok, allora tre sono andati. Bifrost. Non mi piace. Lui non la conosce ovviamente. Mi riporti anche allo stato di prima? A un livello superiore? Risolutezza glaciale. No, fortuna.
Ce l'avevo già, vero? L'ho già presa, fortuna. No, non mi porta a un livello superiore. Quindi uno stadio l'abbiamo perso. Se devo affrontarli, se devo affrontare quello difficilissimo a questo livello, direi che siamo fregati. Non ho niente. No, quello è facile, aspetta. C'è il livello facile lì. È un facile di livello 2, però vabbè, fa lo stesso. Vai. Chi sono queste canaglie? Ti preoccupare. In arrivo. Aspetta. No, questi rompono, cacchio. Anche loro ci sono. Allevate lo scudo che non vi serve. Via. Boia. Li ho aperti. Porca vacca. Torna all'inizio e ascendi. O qualsiasi cosa sia. Furia del Tartaro. Perché me lo ricordo? Perché ce l'avevo già. Però benedizione della ricarica. Furia del Tartaro. Allora, chiaramente non ha senso andare avanti adesso, no? Cioè, fammi prendere un attimino delle ricariche. Qualche oggettino vario. Uno scrignetto, che sicuramente è... nasconde Satana. Arriva da dietro! Oh oh, le arpie! Cacchio di arpie maledette. Ma vieni qua, maledetta. Oh! Sì, godo, l'ha fatto. Come nell'altro che prendeva e gli strappava le ali. Godo. Fortezza. Tenere premuto L1 per ore secondi, però con esplosione altamente stordente al successivo blocco attacco eseguito prendo due volte L1. 75% dei danni a resistenza. Voglio lo schianto. Se riesco a farlo, chiaramente, perché poi quello è un altro discorso. Ok. Aia, ma perché il rosso mi punta? Dovresti tipo schivarlo il rosso, sai? Non funziona male se schivo il rosso, eh? Eh no. Qualcos'altro no. Vedi, tanto io non devo andare a fare i cosi. Sarebbe pericoloso se dopo un tot di tempo si sbloccassero tutte le sfide. Quello sì. Lì mi cagherei addosso. Però se posso muovermi in giro. Qua non è dove siamo stati all'inizio? Eh sì. Quanti che ho preso? Mio. Decisioni, decisioni. Ma pigliateli. Un trofeo divino, voglio. Mi piglio anche questo. Anche quell'altro. Cacchio me ne frega, 2600. Mozzogner, Skoflung, Frostband, Vanpart. Quello che ho preso. Una carica. Mozzogner. Tra l'altro mi sa che era quello che avevo all'inizio. Non mi ricordo adesso. Anche perché c'ho la maestria del labirinto greco là da fare, quindi approfittiamone. Quando si subisce i danni grazie a una proletta di fortuna di tenere difesa e il colpo successivo a scudo ripristina salute. Non male. Aumenta il 30% la cura fornita alle pietre curative della rabbia e dall'attrezzatura. Questo è ancora meglio. Vai. Praticamente sì, più sfide. Oh, sono tornato, fratello. Spero che sconfiggi Tyr. Sia stato utile. Ho portato qualcosa per rendere le cose più interessanti. Non sei il solo che può avere armi di terre lontane, sai? È un'altra. È un'altra arma quella. C'hai una cacchio di altra arma, maledetto.
Dove l'hai rubato quel coso? Aia. Arca miseria. Oh shit. M'ha preso. C'era un tasto da premere. Che cacchio di roba è quella? Ok. Usa le armi. Non ti distrarre. Ok. Ottimi riflessi. Oh. Impressionante. Non so perché non usava la roba. Rosso. Ah, è come le Valchirie. Come Gnar. Che c'aveva quell'attacco che tipo, se lo paravi da lontano non succedeva niente, ma se dovevi avvicinarti per fargli dare qualche danno. Queste fiamme rompono. Ok, stavolta l'ho preso. Vedi, così. Devi essere attaccato per farlo funzionare. Estordiscelo almeno. Dai! Perché c'è una pietra curativa là sopra? Come cacchio la prendo quella? Oh merda, è rosso. Fratelli caduti, mi affido a voi. Eliminali. L'ho presa. Che raggiungano Tyr. Perché l'hai fatto, Kratos? Che cosa? Perché hai giurato fedeltà ad Ares? Sono un imbecillo. Orgoglioso. Odiavo perdere. Agognavo il potere. Tutto qui? No, si sta ricaricando la vita. Non c'è altro? Magari una motivazione più profonda? Ok. Si è ricaricato un pelo di vita. Ehi. Bentornato. Merda. Volevo fare un altro attacco io. Questo. Vedi là, sono molti di più. L'ho preso. Non ho visto, ha fatto qualcosa là. Chiami gli stronzetti. Ok. Ah, ok, è proprio... Ah, ok, ecco come fa. Fai delle cacche di... cose, come si chiamano? Va bene. Ok, mi è andata bene. Ehi là. Oh shit! Vedi, spara delle palline infuocate ai lati. Che sono quelle che poi mi colpiscono. No, sul malichino che non serve a niente. Poverino. Questa era... Era fattibile. Ok, andiamo così. L'ho caricato tutto apposta. Non gli sta facendo un cacchio di danno però. Con la lancia non c'è niente, vero? No. Oh oh. È andata bene. Quel pezzo, eh. Occhio, Eric. Che palle. No, Eric, ma che fa? L'attacco non mi piace. Quello del sangue. Ricaricami quell'attacco lì che mi serve. Questo. Senza tirarlo ai compagneros.
Non gli ridare vita, eh. Non gli ridare vita, brutto schifoso, non t'azzardare. Godo. Non so perché mi è sembrato un pelino più fattibile di quello che avevamo già affrontato, il primo. Mi arrendo, Kratos. Un pelino. Sarà il moveset che c'ha, che erano più controllati. Non lo so perché. Forse perché il primo che abbiamo fatto era... Che cacchio deve fare, boh. Credo che aveva anche la lancia. Patti con te stesso. Scopriamolo. Nell'acqua non ci sono solo ricordi. Esatto. Un ricordo non è altro che la nostra prospettiva su di esso. Conosci le malvagità derivate dal tuo patto. Conosci quelle dentro te stesso e ci rimugini sopra. Ma non è così semplice, dico bene. L'orda è enorme, fratello. Pensa se tu non l'avessi fermata. La nostra terra sarebbe stata conquistata. Il popolo ucciso, violato. Un popolo che il tuo esercito doveva proteggere. L'esercito guidato da te. Non sentivi il richiamo del dovere? Non hai temuto per la sicurezza della tua terra? Li hai salvati. Giustifichi le mie azioni. Beh, il Kratos ha detto... Ma accettarle. Dalla guerra accettare e devi essere in base a ciò che sapevi allora, disposto a sacrificare tutto. Non a ciò che sarebbe avvenuto. Le tue motivazioni e le loro conseguenze sono molto più complicate di quanto vuoi credere. Adesso hai altro su cui riflettere. Sì. Ho molte cose su cui pensare. Tornerò. E io ti aspetterò. Amo. No, pensavo volevo aprire la porta. La sua voce echeggia nelle sale. È impossibile sbagliarsi. Quindi stai facendo il gioco di Tyr. È tutta una sua idea. Non ha un gioco come scopo. C'è una cosa che io devo affrontare. E cosa sarebbe di preciso? Un processo. Va bene. Chiama sei Phoenix. Utile. Mi fido di voi. Anche noi. Di voi e del Valhalla. Anche dopo ciò che ti ha fatto. Conoscevo le regole e ho scelto di infrangerle. Esatto. Non me ne pento. Cioè, non è che il Valhalla è stronzo perché lei è entrata e gli ha dato fuoco. Ha un'offerta. Ci sono delle regole che deve rispettare. Un dono. Grazie. Esiste un'arma segreta che trasforma ogni sfida in una vittoria. La tua capacità di adattamento. Stiamo di Musfellheim. Vorrei raccontarti una storia che penso possa aiutarti. Ma anche te? Non a tratti però, non darmela a parti perché... Prima di essere una valchiria, ero una guaritrice in un piccolo villaggio. Fu mio padre a insegnarmi l'uso di erbe e rimedi naturali. Per lui erano l'unica vera medicina. I suoi antenati avevano sempre guarito così. Ma visitando la città, vidi guaritori che usavano solo la magia per curare i pazienti. Funzionava e faceva meraviglie. Tentai di dirlo a mio padre, ma disse che andava contro la sua filosofia. Era rischioso allontanarsi dalla tradizione. Ero una brava figlia e rispettai le sue convinzioni. Ma tutto cambiò quando si ammalò. Per il momento mi fermo qui. Quando sarai più avanti nel tuo viaggio, condividerò non c'è bisogno. Il resto della mia storia. C'era bisogno, grazie, però capisco. Ottimo lavoro. Ok. Ma non abbiamo finito qui. Che saranno le sfide della maestria.